contenta di incontrare Gabriele che mi ha spiegato con appunto la metafora proprio di un'orchestrazione, di una che il suo era un film veramente corale dove non c'erano ruoli più o meno in evidenza o più o meno importanti, no? Ognuno aveva un suono preciso e quindi è stato un incontro molto felice e ovviamente conosco bene la sua cinematografia e l'ho sempre seguito e stimato ed ero molto felice di poter lavorare insieme a lui. Ho letto il ruolo, ho percepito delle corde, delle sfumature belle, malinconiche, un dolore, un amore grande, la seconda possibilità di cui parlava prima Elena. Questi due se la sono presa, si sono sposati, poi la malattia di suo marito, quindi questa occasione di celebrare, di rincontrare tutta la famiglia, quindi motivo insomma di comunque di felicità, di passare una giornata spensierata, proprio la riporta forse a un confronto, quindi a specchiarsi, no, con gli altri e a un certo punto deve condividere in modo anche violento quanto soffre e quanto sia delusa da questa occasione che sfuma perché il futuro lo vede buio, lo vede con delle ombre appunto dolorose. E, è un film, secondo me, ci siamo fatti complimenti tutti e perché soprattutto ci sono tanti momenti forti, belli, importanti. C'è questo finale che riassume un po' tutto, con questa sposa che attraversa la strada ed è lì, no? C'è sempre la vita continua, c'è speranza, c'è sempre, nonostante poi le famiglie, siano difficili e siano complicate da mantenere unite, le famiglie allargate, le donne cercano di far funzionare tutto, però ecco, poi la disfunzione e insomma le frustrazioni, cose che insomma, escono fuori, soprattutto in questa convivenza forzata. È stata una lavorazione meravigliosa, fantastica, in quest'isola che ci ha accolto, eravamo tutti molto uniti ed è stato da subito un gruppo che creativamente, veramente c'è stato un processo creativo davvero così tangibile, dove ognuno aveva insomma, il suo colore, la sua unicità e quindi credo che sia stato insomma, per tutti noi un'esperienza veramente preziosa, importantissima e ho amato molto lavorare con Massimo. Ci siamo sfiorati per anni e Gabriele ci ha messo insieme come coppia così potenzialmente dalle grandi speranze, ma con questa ombra così. E credo che la nostra storia, anche come attori, abbia portato tanto ai personaggi.